Ciao a tutti ragazzi, qui è Mr. Frank e vi parla, bentornati con questo nuovo video. Oggi ragazzi ci siamo con il riassunto della storia zombie di Gorod Crovi. Quindi, mettetevi comodi, iniziamo subito. Prima di iniziare però disclaimer velocissimo che tutto ciò che vi sto dicendo è frutto di una riflessione comune anche con i redattori con il geo della redazione quindi se voleste leggere in maniera approfondita tutti gli aspetti che vi sto andando a elencare potete andare tranquillamente in descrizione troverete il link al nostro magazine dove troverete l'articolo scritto con tutto il riassunto più dettagliato di quanto possa fare io in questi brevi minuti partiamo subito con l'aspetto forse più importante che si è rivelato durante questa mappa ossia l'apparizione del dottor monti dottor monti che scopriamo essere già impegnato nello Studiare i nostri amati personaggi, già da lungo tempo e scopriamo essere un elemento essenziale all'interno dell'universo del mondo zombie, e che è anche colui che ci fornisce con tutti, di tutti i bonus durante le partite. Ha cercato di aiutarci in ogni modo per eh, raggiungere un obiettivo che, ancora bene, non sappiamo quale sia, ma sostanzialmente eh, ancora di lui sappiamo molto poco. E rimane ancora veramente molto eh, in dubbio se sia un personaggio buono. Alleato dei nostri amati carismatici Richthofen, Nicolai Dempsey e Takeo, o se sia invece contro di essi, infatti scopriamo dei messaggi segreti che manda a ciascuno dei personaggi in maniera singolare, diciamo che in realtà cerca di metterli l'uno contro l'altro. e Infatti, per quanto riguarda il dialogo che ha personalmente con Takeo, veniamo a sapere che appunto il Dottor Monti cerca di metterli un po' l'uno contro l'altro, facendo notare a Takeo stesso che a quanto sembra a lui: Dempsey e Richtofen stiano complottando qualcosa insieme, ma in realtà a Dempsey riferisce che è sorpreso lui stesso del fatto che stia ancora seguendo Richtofen, in quanto non crede sia una buona guida. A conferma di questa tesi è il fatto che nel dialogo che fa a tutti i personaggi dopo la, la boss fight dopo la cutscene finale Richtoffer ne viene escluso appunto non può sentire questo dialogo parla soltanto ai restanti tre personaggi un elemento chiave che emerge dai discorsi dai dialoghi che ha il dottor Monti con i personaggi è sicuramente quello della casa la casa che finalmente sembrerebbe essere quella di origins il, il punto di arrivo diciamo da quella cutscene che fin quando è stata scoperta con il completamento degli easter egg di origins non ha mai trovato una spiegazione logica razionale ecco finalmente ci potremmo essere la casa in cui stando al dottor monti eh, è presente anche Richtofen ma quale Richtofen eh, sappiamo che dentro la casa dalla cutscene c'è Samantha con un altro ragazzino Eddie potrebbe essere proprio quell'Eddie Edward Richtofen in versione da bambino ma ancora appunto non è chiaro eh, se sia lui o se sia lui in un'altra versione in un'altra dimensione All'interno di questa casa tra l'altro c'è anche Maxis, sentiamo che nella cutscene chiama Samantha dicendogli di allontanarsi dalle finestre quando suona l'allarme. Ma appunto... Sicuramente avrà una parte centrale nella fine della storia zombie. Questa casa un altro personaggio essenziale, diciamo, all'interno di questa mappa è sicuramente Sofia, che eh, non è una persona fisica, ma è diventata appunto una macchina high tech robotica con cui interagiamo per completare l'easter egg. Sofia, per chi non lo sapesse, era l'assistente del dottor Maxis nonché tecnicamente amante, e appunto adesso è diventata una macchina che ci aiuta nel completamento dell'easter egg di Gorot Crovi. Un fatto molto curioso di Sofia è che nei vari dialoghi che Può avere con i personaggi, uno di questi riferisce: diceva che Broken Arrow gli aveva insegnato ad aprire nuovi mondi. Broken Arrow ci ha veramente fatto drizzare quantomeno le orecchie e le antenne. Perché? Perché Broken Arrow, per chi non se lo ricordasse, ragazzi, era la città in cui era eh, stato inviato Rassman. Niente poco di meno che. Per una missione di cui non sappiamo nient'altro. In questa missione, però, perde la memoria e successivamente fa la conoscenza di Stullinger e, appunto, poi iniziano tutte quante le vicende insieme alla crew di Transit. E proprio questa Broken Arrow ritorna così a bomba, sostanzialmente. Come se non bastasse, un altro riferimento alla crew di Transit è un altro cifrario molto interessante che si trova nel pannello, diciamo dello schermo di Sofia. Che, appunto, tra le altre cose, si conclude con. Ah, quasi dimenticavo, la sequenza in corso per i campioni di sangue è la seguente SS MJ A molti potrebbe non dire niente questa sequenza di lettere Ma con un po' di attenzione veniamo a scoprire che questa sequenza è molto molto importante Infatti sono tutte le iniziali dei personaggi della crew di Transit SS Samuel Stullinger MJ Marlon Johnson AB Abigail Brierton R Rassman sono sostanzialmente appunto tutte le iniziali della crew di transit di cui abbiamo a quanto pare i campioni di sangue. Cosa fare con questi campioni di sangue non lo, sa non lo sappiamo ancora, così come quelli di Mob of the Dead. Ancora non è molto chiaro. All'interno della mappa è inoltre possibile trovare dei frammenti del Cronorium, che così scopriamo essere un libro. Finalmente sapevamo di questo Cronorium, sapevamo che era un oggetto molto importante, ma non sapevamo neanche che cosa fosse in realtà. E a questo punto scopriamo essere un libro. Un libro che contiene tutti i segreti della chiave dell'evocazione, quella all'interno della quale sono contenute le anime che ha raccolto lo stesso Richthofen. E eh, inoltre a ciò ci sono tutti quanti, insomma, la storia dei Guardiani e degli Apoticon. Gli Apoticon sono sostanzialmente i Guardiani che sono buoni, che sono degenerati, se sono. Sostanzialmente convertiti a causa dell'etere oscuro, insomma, sono diventati esseri malvagi e sono stati banditi dall'etere, confinati poi nell'etere oscuro a seguito della battaglia degli Apoticon. La grande battaglia degli Apoticon, questo ragazzi penso sia un elemento chiave. Penso sia tra l'altro anche la conclusione della storia zombie in Origins. Torniamo all'inizio di tutta questa storia. Era possibile trovare, tramite vari frammenti, e comporre un, una sorta di puzzle che in, faceva emergere un'immagine. Primis, l'immagine ma ancora insomma, piuttosto ignota la, la, il significato, ma che forse potrebbe trovare un significato proprio in quanto vi sto per dire. Questa immagine, come vedete, rappresenta i nostri quattro eroi, eh, sostanzialmente in una versione piuttosto antica, vestiti quasi da templari, mentre brandiscono i bastoni elementali, e che appunto eh, trionfano acclamati dalla, dalla folla. Cosa trionfano? A mio avviso ragazzi trionfano la vittoria contro gli Apoticon e una riprova di questa tesi è il fatto che all'interno della stanza del pack a punch nel basso rilievo che è possibile vedere sul muro sul quale si corre sostanzialmente possiamo notare questo basso rilievo che rappresenta e raffigura nuovamente questa battaglia con gli Apoticon e se analizziamo ancora più attentamente questo basso rilievo è possibile proprio vedere i quattro personaggi che brandiscono i bastoni elementali. Questo per me, ragazzi, sarà la conclusione, la, il finale di questa storia eh, si avrà con la battaglia con gli Apoticon da parte dei nostri eroi, che appunto confinerà poi questi Apoticon nell'etero oscuro e i guardiani torneranno a vegliare sul mondo eh, proteggendolo. In uno, infatti, di questi cifrari, poi sappiamo che già questa guerra è stata conclusa e che gli Apoticon sono stati sconfitti e infatti i guardiani. Ascesero a custodire tutti gli universi. Voi domanderete com'è possibile che facciamo una cosa che è già successa? E tutto ciò è spiegabile con un'immagine che è ancora emblematica, ancora una volta, della storia zombie che racchiude veramente tantissimi segreti, è quella che era stata composta durante le scoperte, diciamo, di Shadows of Evil: che rappresenta la teoria del multiverso con gli appunti del Dottor Maxis. È possibile leggere una stringa piuttosto risicata, è possibile leggere appunto this As all happened before, cioè tutto ciò è già successo. In precedenza. Quindi, sostanzialmente per me questa è la conferma che ciò avverrà nel DLC 4 e questa sarà la conclusione della storia zombie. Ad ogni modo fatemi sapere anche voi cosa ne pensate a riguardo. Lasciate qui sotto nei commenti le vostre opinioni, lasciate anche un pollice in su se questo video vi è piaciuto e state sintonizzati perché per quanto riguarda la storia zombie non abbiamo assolutamente finito qui a parlarne. E presto nuove news a riguardo. Quindi, se state sintonizzati con noi, un saluto a Mr. Frank, ragazzi, ci vediamo con un prossimo video.